Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo della mia formazione del fantacalcio. Ragazzi, ieri è iniziata la Serie A, ma non ho commentato le partite di ieri e nemmeno la partita del Napoli. Non ho commentato la partita della Roma, della Fiorentina, del Napoli, anche quella là delle 6 del Sassuolo, perché sono stato impegnato. Però la partita di Juve-Sampdoria, che fra poco fa, la commenterò o stasera stesso o domani mattina. Cioè, questo giorno sono stato impegnato e quindi non ho commentato le partite. Vi chiedo scusa. Partiamo dalla formazione del fantacalcio. A porta, come portieri, mille crediti. Portieri, partiamo dai portieri. Donnarumma me l'hanno regalato, 40 crediti per Donnarumma, pochissimo, per me pochissimo. Musso, sono contentissimo di averlo acquistato a 25 crediti. Siriu a 12 crediti, contentissimissimo. E ora i difensori. Difensori, Cellini a 15, pure lui un acquisto. Sono contento anche per Cellini. Poi il prossimo difensore è De Ligt, infortunato, l'ho preso a 20. Alexandro, anche lui infortunato. Cioè, De Ligt, Alexandro, l'ho preso a 20, a tutte e due. Romagnoli a 32, sempre infortunato. Cioè, ho quasi tutta la difesa infortunata. Poi Izzo a 8. Sono contento. Manolas a 30, altro acquisto che sono contento. Raccomani a 3, Crescita a 12, cioè rigorista, quindi ottimo. Ora partiamo dai centrocampisti. Vi dico i centrocampisti: Mkhitaryan a 22, ottimo giocatore. Penso che in questa stagione gli farà 11 gol e quindi sono contento di averlo acquistato, un grande giocatore. Poi Arthur a 32, un altro acquisto che sono contento di averlo acquistato. Poi Malinowski a 24, Nainggolan a 19. Sì, se gioca titolare è un ottimo acquisto, ma penso che l'Inter lo venderà. Spero che lo venderà una squadra italiana, perché appunto ce l'ha fatta calcio. E poi Locatelli a 10, un altro acquisto, cioè, sono contento anche di questo acquisto. Tonali a 20, anche di questo altro acquisto, che ho un buco centrocampo. McKennie a 1, Rabiot a 3. Cioè, sono contento di questo centrocampo, un bel centrocampo. Ora vi dico gli attaccanti. Cioè, ho preso CR7, Cristiano Ronaldo a 344 crediti. João Pedro a 35 crediti. Un ottimo acquisto secondo me, João Pedro. Caputo a 75, un altro ottimo acquisto. Pedro, quello là che ha acquistato la Roma, a 21. Un altro acquisto, Pedro a me piace e quindi l'ho acquistato anche Pedro. Poi Sanchez a 30, Alexis Sanchez a 30.
un altro acquisto ottimo, cioè è forte, quindi l'ho preso. Caicedo a 3, e basta, ragazzi. La formazione così e così, non è che sono contentissimo di questa formazione, ma si può ragionare, dai. Una formazione mediocre e no. Una formazione. Vabbè, spero che vincerò questo fantacalcio. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate qui sotto nei commenti la vostra formazione del fantacalcio. Lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Ciao ragazzi e forza Napoli sempre.